Abbiamo una mezz'oretta, prima abbiamo fatto più di un'ora, e quindi vediamo un po' se riusciamo a fare. Mi hanno dato la traccia di un compito che ho dato nel 2010, e allora vediamo un po' se la riusciamo a fare tranne la funzione, insomma, in mezz'ora. Allora, naturalmente, quindi dobbiamo fare i complessi sono quelli che abbiamo fatto prima, quindi ci rimangono da fare 4 esercizi più la funzione. Cominciamo con l'integrale. L'integrale era un integrale definito che, ecco, già non lo trovo più, dove ho scritto integrale. Avevo ricopiato, ma l'ho detto un attimo? Integrale, forse avevo pensato di averlo ricopiato, invece non l'avevo fatto. Da 0 a 4, se non sbaglio, x lx che moltiplica ln di 1 più x. Ok. Vabbè, l'integrale non ha problemi di integrabilità, questa è una funzione integrabile secondo Riemann, non è un integrale improprio. Questo perché? Perché se la x varia tra 0 e 4, a 0, tra 0 e 4 la x non dà problemi, e il logaritmo di 1 più 2x neanche dà problemi, perché 0 vale 0 ed è una funzione crescente. Ok? Quindi basta semplicemente non disturbare. Allora, basta semplicemente fare un'integrazione per parti. Quindi qua abbiamo l'integrale di x fa x quadro mezzi logaritmo di 1 più 2x, e questo deve essere valutato tra 0 e 4, meno l'integrale tra 0 e 4, qua devo fare x quadro mezzi per la derivata del logaritmo di 1 più 2x, che fa 1 fratto 1 più 2x per 2 in dx, no? Derivazione della funzione composta. Ah, tra l'altro vabbè, insomma, mo perché c'è quest'uno, se era logaritmo di 2x, capire che la derivata del logaritmo di 2x fa 1 su x dice sembra strano, invece è così, perché logaritmo di 2x è logaritmo x più logaritmo 2, quando derivi la costante sparisce. Però insomma, giusto per, quindi questo intanto fa in 0, questo fa 0, questo fa 0 addirittura, in 4 questo fa 8, e qua viene il logaritmo naturale di 9 meno, ripeto, adesso devo fare x quadro fratto 1 più 2x, quindi x quadro fratto 2x più 1 fa x mezzi, qua viene meno x quadro meno x mezzi, meno x mezzi fratto 2x fa meno un quarto, qua viene più x mezzi più un quarto, resto un quarto, quindi io ho x mezzi meno un quarto. Allora, mettiamolo così, un mezzo che moltiplica x meno un mezzo per 2x più 1, tutto questo più un quarto deve fare x quadro. Vediamo se funziona. Quando faccio il prodotto qua mi viene x, allora qua viene x, qua viene un mezzo, allora viene 2x quadro, poi viene meno x più x se ne va, poi viene meno un mezzo, quindi qua viene
x quadro meno un quarto più un quarto fa x quadro, e si trova. Quindi quando io divido mi viene meno integrale tra 0 e 4 di il quoziente, cioè un mezzo x meno un mezzo, e poi mi viene il resto, ma il resto deve essere ancora da dividere. E adesso 8 logaritmo 9 fa 16 logaritmo 3, poi viene meno un mezzo, qua mi viene x quadro mezzi meno un mezzo x, questo deve essere valutato tra 0 e 4, poi meno, adesso qua viene io non lo so se siete voi o se quelli che stanno su vai dire meno un ottavo logaritmo 1 più 2x valutato sempre tra 0 e 4, ok? Questo perché la derivata di logaritmo 1 più 2x fa 1 fratto 1 più 2x che è 2, ok? Uguale 16 logaritmo 3, adesso a 0 questo vale 0, a 4 vale 8 meno 2 che fa 6 fratto 2 fa 3, quindi meno 3 meno un ottavo logaritmo 9, o se preferite meno un quarto logaritmo 3, quindi dovrebbe venire 15, 16 sono 64 quarti, quindi dovrebbe venire 63 quarti logaritmo 3 meno 3. Quindi questo integrale semplice dal punto di vista teorico e puramente di conto. Mo questo è, diciamo, logaritmo 3 è un pochino più grande di 1, fate con la calcolatrice, per 60, per circa 16, quindi poco meno di 16, dovrebbe fare 16 e 7, qualcosa del genere, se abbiamo fatto bene i conti. Diviso, diciamo, meno 3 fa un numero tra 10 e 20, un numero intorno a 15. Ma sarebbe stato lecito sviluppare con Taylor il logaritmo? No, no, perché se lo sviluppi c'è un resto, e poi lo sviluppo vale finché questo è piccolo. Qua se x tende a 4, cioè quando x vale più di un mezzo, lo sviluppo di questo qui, cioè quando faremo la serie di potenze vedremo che questo, diciamo, lo sviluppo di questa funzione in serie di potenze vale quando quell'argomento è minore di 1. Questo pezzo, valore assoluto, deve essere minore di 1. Quando x è compreso da 0 e 4, questo è compreso da 0 e 8. Quindi primo, non è lecito. Secondo, se fosse stato lecito, mettiamo che l'integrale tra 0 e 1/2, comunque questa funzione si trasformava non in una formula, ma la formula un resto, il resto sparisce solo se invece della somma finita passa una serie di potenze, di funzioni. Poi dovresti fare l'integrale per sé, cioè portare l'integrale fuori, quindi non è assolutamente lecito. Questo caso, ok. Vediamo, vabbè, fate un attimo con la calcolatrice a occhio e croce, mi sembra che sarà un numero intorno a 15, 14,3 qualcosa, vabbè, quindi ci stiamo che è un numero 14. Adesso però, siccome abbiamo fatto vari passaggi, abbiamo fatti svelti, non vogliamo tanto perdere tempo, facciamo un controllo di massima per vedere se sta funzione ha un integrale del genere. Allora, a 4 la funzione quanto vale? Vale 4 per logaritmo 9, cioè 8 volte logaritmo 3, quindi a 4 la funzione stiamo a 10 su. Oh, la funzione farà così probabilmente, non lo so, bisogna vedere un attimo. Però
se siamo più di 10, se siamo più di 10, a 0 la funzione vale 0, ancora a 1 la funzione vale intorno a 1, poco più di 1, dal logaritmo 3 che è poco più di 1. Quindi e si sente sempre un sottofondo che non è quello dei ventilatori. Quindi diciamo, vabbè, questo primo integrale tra 1, da 0 a 1 integrale fa circa un mezzo, da 1 a 4 la base vale 3, l'altezza varia tra 1 e 10, diciamo stiamo intorno alla media di 1 e 10 è 5 e mezzo, 3 per 5 e mezzo, 16 e mezzo più 1 c'è 7 e mezzo, potrebbe essere. Cioè viene un valore così, approssimando proprio molto a occhio, viene un valore ma non molto lontano da quello reale. Ok? Diciamo, se prendete altri due punti, insomma, fate il trapezio e avete una, diciamo, è semplicemente per vedere un po' l'ordine di grandezza dell'integrale, non è che per dire qualcosa. È chiaro che se mi veniva 100, oppure se qua mi veniva... che questa funzione per esempio arrivava fino a 2, quindi l'integrale non poteva essere più grande di 7, allora è sicuro che non poteva essere 14, no? Capito? Se invece più o meno ci potrebbe essere, però non è sicuro che abbiamo fatto bene, insomma controllatelo a casa, comunque il procedimento è questo qua. Adesso andiamo a vedere, sempre per cercare di fare qualche esercizio in più, andiamo a vedere la serie è abbastanza semplice, si fa in 30 secondi, somma da 1 a infinito seno di n più 1 fratto n quadro più 2 fratto logaritmo al quadrato di n più 3. Allora, per n abbastanza grande, in realtà già per n che va allora questo è sempre più piccolo di questo per qualunque numero intero. Ok? Quindi l'argomento del seno è compreso tra 0 e 1, e anzi è maggiore, non è mai 0 ed è compreso tra 0 e 1, quindi la funzione al numeratore è strettamente positiva, la funzione al denominatore invece pure, e se questo lo chiamate a con n per n che tende a infinito, si comporta, il numeratore si comporta come 1 su n, seno di 1 su n è 1 su n più termini di ordine superiore, il denominatore si comporta come logaritmo di n al quadrato fa logaritmo 4 n. Allora, quando scrivo questo circonflesso significa che questo diviso questo tende a 1. Allora, 1 su n logaritmo 4 n è il termine generico di una serie convergente. Questo l'abbiamo visto più volte. Quindi la serie è a termini di segno costante e commerci. Quindi era molto semplice questo esercizio. Molto semplice se mi dite le cose giuste, se non mi dite le cose giuste, qua non è che posso poi correggerle io. Andiamo. Devi spiegarmi perché quella serie converge, sì. E me lo devi spiegare in italiano intelligibile, che si possa capire. In questo caso perché convergeva? Perché è a termine di segno costante e il termine della serie a con n asintoticamente si comporta come... Allora, quando due serie a termine di segno costante hanno un termine che tale che il rapporto tende a una costante, diciamo, positiva, le due serie o convergono tutte e due o divergono tutte e due, l'abbiamo visto a suo tempo. Questa serie ha un termine che si comporta come 1 su n logaritmo 4 n, siccome somma di 1 su n logaritmo 4 n per n che va da 2 a infinito converge, allora converge pure la serie là. Diciamo, ci sono due problemi, uno capire perché, uno poi spiegare diciamo in maniera conforme
a quello che si è capito. Perché poi se dice, se tu me lo spieghi in un modo che si capisce un'altra cosa, io dico no, ma qua, cioè, ma io l'avevo capito. Probabilmente può essere pure che quello che avevi capito, quello che hai scritto e quello che è realmente erano tre cose diverse. No, non tu in particolare, non è che ce l'ho con qua. Diciamo, il discorso è sempre la lingua italiana, volendo può essere abbastanza precisa, volendo può essere anche abbastanza precisa, o meglio, nolendo. Allora, andiamo a vedere il limite pure non era tanto difficile perché era coseno iperbolico di n più 1 fratto n quadro più 2, no, n quadro più 1, tutto elevato alla n quadro più n più 1. Allora, questo è una cosa del tipo a alla b, allora questo si può scrivere come l'esponenziale di b per il logaritmo di a. Allora, visto che ci sono questa parte qui, la sviluppo in termini di 1 su n, quella è la coseno iperbolico di 1 su n più termini di ordine superiore. Allora, il coseno iperbolico è una roba del genere, il coseno iperbolico di 1 più t è 1 più i 4 mezzi più termini di ordine superiore al secondo. Adesso logaritmo di 1 più t è t più termini di ordine superiore a t per t che tende a 0, quindi questo è esponenziale di n quadro più n più 1, o se preferite n quadro che moltiplica 1 più 1 su n più 1 su n quadro, che moltiplica 1 su 2n quadro più termini di ordine superiore. Adesso vedete, questo tende a 1, questo per questo tende a un mezzo e questo per questo tende a 0, quindi diciamo il tutto tende, quando n tende a più infinito, a i alla un mezzo. L'esponente tende a un mezzo, l'esponenziale è una funzione continua e quindi il limite viene banalmente e alla un mezzo. C'è rimasto da fare. Cioè la funzione del n tendeva a più infinito. Allora, quando io scrivo che n tende sempre a più infinito. Quando una cosa la chiamo n, non abbiamo mai usato il nome n per qualcosa che non sia un numero naturale. E in un numero naturale, diciamo, nei naturali l'unico punto di accumulazione è più infinito, cioè l'unico punto a cui possono tendere i numeri naturali è più infinito. Cioè se prendo una sottosuccessione di numeri naturali tende sempre a più infinito. N tende a più infinito. Ok, rimane da fare il limite e poi basta, visto che credo che diciamo vabbè, ci abbiamo 9 minuti per fare il limite. Dobbiamo fare il limite per x che tende a 0 di, allora sotto abbiamo logaritmo naturale di 1 più 2x fratto 1 più x quadro. Qua abbiamo seno di 2x fratto 1 più 2x quadro, sopra abbiamo tangente di x più x quadro fratto 1 meno x più logaritmo di 1 più x fratto 1 più 2x quadro meno seno iperbolico di 2x fratto 1 più x, mi pare. Uguale. Allora, cominciamo. Vabbè, in questo caso x tende a 0, quindi devo usare gli sviluppi di McLaurin. E allora nell'usare gli sviluppi di McLaurin cominciamo col denominatore perché ci sono prodotti. Allora, il denominatore è, vabbè, logaritmo del numeratore meno logaritmo del denominatore, questo pezzo è, diciamo, logaritmo di 1 più 2x fratto 1 più x quadro, se preferite 2x più o piccolo x, banalmente, perché
logaritmo di 1 più 2x è 2x più o piccolo di x, logaritmo di quell'altro è o piccolo di x direttamente, la differenza è 2x più o piccolo di x. Invece il seno di 2x fratto 1 più 2x quadro è uguale pure qua a 2x più o piccolo di x, senza perdere tanto tempo. Questo perché questo denominatore è 1 fratto 1 più t, lo posso togliere, con diventa 1 meno t, eccetera. Allora, l'argomento del seno inizia con 2x e poi ci sono termini di ordine superiore. Seno di t è uguale a t più termini di ordine superiore, quindi viene 2x più o piccolo di x. Quindi tutto il mio denominatore, che è il prodotto di questi due fattori, 2x per 2x fa 4x quadro, quando vado a fare i prodotti, tutti gli altri prodotti sono termini di ordine superiore, quindi il denominatore fa 4x quadro. Oh, ovviamente io non ho fatto un controllo preliminare, ma comunque, insomma, facendo 4x quadro, x tende a 0, tendeva a 0, così come tendeva prima, anche il numeratore, questo tende a 0, questo tende a 0, questo tende a 0, quindi abbiamo una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Adesso, per sciogliere la forma indeterminata, dobbiamo andare a sviluppare il numeratore fino all'ordine 2. Se casomai se ne andasse tutto al numeratore, mi verrà o piccolo di squadro fratto x squadro che tende a 0. Se invece non se ne va, mi verrà un limite finito oppure più o meno infinito, a seconda di quello che succede. Allora, cominciamo a vedere. Tangente di x più x quadro fratto 1 meno x. Questo è tangente di x più x quadro che moltiplica 1 più x più o piccolo di x. Qua non mi serve di mettere x quadro, perché qua c'è una x che posso mettere in evidenza, Quindi quando vado a fare il prodotto viene tangente, per 1 viene x più x quadro, per x viene x quadro più x cubo, quindi viene x più 2x quadro più o piccolo di x quadro. X per o piccolo, qua il termine più piccolo è x, per o piccolo di x fa o piccolo di x quadro, quindi non c'è problema, piccolo di x non mi dà problemi, quando vado a fare la moltiplicazione finisce tutto. Adesso questo lo chiamo t, tangente di t è uguale a t più il termine successivo sarebbe il cubo di questa roba, per una costante, ma il cubo di questa roba presenta come termine più basso un termine di ordine 3 e quindi finisce tutto qua dentro. Quindi non ho problemi. Andiamo a vedere l'altro, logaritmo naturale. Beh, questo è simile a quello di prima, no? Logaritmo di 1 più x fratto 1 più 2x quadro, procedendo esattamente come abbiamo proceduto prima, no, perché qua devo arrivare fino all'ordine 2, quindi non posso fare come ho fatto prima. Quindi devo fare, faccio logaritmo di 1 più x meno logaritmo di 1 più 2x quadro. Allora, logaritmo di 1 più x fa x meno x quadro mezzi più o piccolo x quadro. Logaritmo di 1 più 2x quadro fa 2x quadro, quindi con meno davanti meno 2x quadro più termini di ordine superiore. Quindi in totale fa x meno 5 mezzi x quadro più termini di ordine superiore. Infine, qua mi viene seno iperbolico di, qua devo fare 2x fratto 1 più x, questo diventa seno iperbolico di 2x per 1 meno x più o piccolo di x, uguale seno iperbolico di 2x meno 2x quadro più o piccolo di x quadro. Quindi mi diventa 2x meno 2x quadro più o piccolo di x quadro, seno iperbolico di t per t che tende a 0 e t, poi il termine successivo è di ordine 3 e quindi questo elevato al cubo mi dà termini di ordine 3 anche nella x e quindi sparisce tutto, e adesso devo andare a sostituire. Allora, il primo pezzo, avevamo detto, fa x più 2x quadro. Il secondo pezzo è col più, quindi mi viene più x meno 5 mezzi x quadro.
terzo termine lo devo cambiare di segno, quindi viene meno 2x più 2x quadro. E poi rimangono i termini di ordine superiore al secondo. Allora, x e meno 2x se ne va, 2 più 2 fa 4, meno 5 mezzi, 8 mezzi, meno 5 mezzi fa 3 mezzi, 3 mezzi fratto 4 fa 3 ottavi. Se abbiamo fatto bene i conti, il limite fa 3 ottavi. Controllate. Ok, io direi che abbiamo rispettato i tempi, per un minuto abbiamo rispettato i tempi, quindi la funzione non ce la facciamo in un minuto a farla, quindi se ne parla.